nostro bel pannello superiore che non è trasparente, la nostra dash con gli shortcut che possono apparire o meno. Vedete che abbiamo le nostre icone, il nostro tasto destro che diciamo invece di avere il vistino con scritto mantieni sul launcher, c'è un'opzione senza vistino che dice togli dal launcher l'icona. Diciamo che queste sono un po' delle incoerenze che francamente non so dirvi se verranno o corrette o allineate più in là, o se per qualche motivo qui si è scelto per disegno di mettere la frase al contrario. Praticamente io non lo so, però sembrerebbero, visto che si vuole imitare la Unity principale 3D, sembrerebbero delle incoerenze, ecco, secondo me vanno messe a posto. Comunque il principio lo vedete, c'è il tasto destro, c'è il tasto destro con le varie sezioni per le icone preconfezionate di scelta, scusate, di ricerca applicazioni e ricerca file. Vedete, è uguale, il meccanismo è uguale, si apre la dash, suddiviso temporalmente per i vari documenti usati più recentemente o meno, qui si ricerca, escape si esce per l'applicazione, idem, si cercano le applicazioni disponibili, installate, eccetera, rifinisci la ricerca. Ecco, qui invece c'è la tendina diretta, viene fuori così, poi si può scegliere per cosa cercare, per una, un'opzione un po' come la tendina di scelta. Ecco, vedete che effettivamente molto, è già a questo stadio molto simile. Se schiaccio il tasto super appaiono gli shortcut automatici dall'1 al 9 e non senza 0 compreso. Ecco un'altra differenza, non so se perché forse non ci sono icone abbastanza. Potrei aggiungere un'icona in più, cerchiamo un po' un applicativo, cerchiamo un applicativo. Ecco, un'altra differenza al momento è che non ci sono gli shortcut di sistema, cioè l'app, super A, super F, super T per il cestino, ma bisogna proprio andare con il mouse a cliccare. Vedete che non ci sono, mentre nella Unity appaiono già degli shortcut preconfezionati, predefiniti. Anche qui ci sono tra l'altro i workspace, i 4 workspace, qui sono fissi 4, non si può regolare via compiz quanti se ne vogliono, ma qui al momento, almeno allo stato attuale, ce ne sono comunque 4 standard, però sono fissi 4. Poi se apriamo il Nautilus di turno, ecco qua, abbiamo anche qui il menu sopra, qui le barre di scorrimento dinamiche se le prese dall'installazione, quindi compis o non compis, queste funzionano comunque anche sotto la Unity 2D. L'ombra normalmente non c'è, però l'ho attivata io con l'opzione di Metacity di creare l'ombra, il compositor di GNOME standard senza accelerazione 3D, giusto per dare un po' più di eleganza all'interfaccia, di avere tutto piatto, almeno l'ombra standard di Metacity di GNOME, del compositore grafico di GNOME standard senza compiz, l'ho attivato io, quindi non è di default, ma lo si va a attivare qui. Vabbè, già che ci sono ve lo mostro. Si entra sotto, se non erro, vediamo un po' se lo trovo, apps, Metacity, generale, compositing manager, eccolo qua. Quindi diciamo che in tutto l'albero dell'editor di configurazione di GNOME si va sotto la cartella principale apps, poi si cerca Metacity, che è il compositore grafico, diciamo base di GNOME, che poi Compiz va a sostituire, ma diciamo il non pulito base a Metacity, si chiama Metacity, si va sotto opzioni general, si attiva Compositing Manager e almeno le ombricine qui belle sfumate le si vedono. Ecco, un'altra differenza, vediamo un po' rispetto all'Unity 3D, è che le finestre, quando siamo in visione workspace, non le posso prendere e trascinarle, almeno per ora sono lì fisse, non le posso spostare di workspace, di spazio di lavoro. Ecco, e
Poi gli shortcut, vi ho detto delle differenze. Volevo aggiungere un applicativo magari per vedere se appare anche lo shortcut 0. Facciamo, ecco proprio il Tomboy. Non so se qui si può già trascinare, francamente. No, non si può. Il drag and drop non c'è ancora per trascinare sul launcher, quindi apriamo Tomboy. Ci ritroviamo anche la scaletta, tra l'altro. Qui dico mantieni sul launcher. Ecco, vedete che non so, una stranezza è che le icone che erano già piazzate di sistema hanno solo remove from launcher, quella che io metto no, cioè keep launcher, un po' come nella Unity 3D, quindi è coerente e non è coerente. Ci sono alcune stranezze ancora perché è molto giovane come progetto, eh. Bisogna pur tenere presente che sta rincorrendo Unity, il quale a sua volta in soli 6 mesi sta rincorrendo una forma stabile da poter consegnare agli utenti, quindi è un po' tutta una rincorsa per questo aprile, ecco, diciamo pure così. Ok, adesso se schiaccio il tasto super, vedete che non c'è lo 0 ma c'è il 10, ecco, quindi va dall'1 al 10 effettivo, mentre nella Unity 3D per il momento c'è dall'1 al 9, poi c'è lo 0 e non il 10. E questo perché? Perché probabilmente il 10 è difficile da premere per avviare l'applicativo, ma sarebbe lo 0. Non so se quel 10 vuol dire 0, ci provo. Sì, ok. Viene fuori sovrapposto 10 come shortcut, ma in realtà vuol dire 0. Si preme lo 0 che vale il 10. Pazienza, più coerente nella Unity 3D, verrà corretto anche questo sicuramente. Ecco. In buona sostanza, vi ho fatto vedere anche, vedete quanti errori che escono. Povera Unity 2D, è decisamente più instabile della Unity 3D a questo stadio, però si può anche comprendere, visto che è partita dopo. Usa librerie grafiche completamente diverse, una tecnologia diversa e deve imitare la sua sorella maggiore, ecco. È scusabile sicuramente questa maggiore instabilità. Ecco, questo è ammesso e non concesso che non abbia scordato nulla, quindi apriamo un attimo la mia scaletta. È il mio lunghissimo tutorial di presentazione su Unity che nelle intenzioni di Canonical è l'interfaccia del futuro per quanto riguarda perlomeno Ubuntu. Come ho avuto modo di dire all'inizio del tutorial, se ne dice bene, se ne dice male, per partito preso, per simpatia, io ho sempre usato Ubuntu dalla sua nascita, quindi nel 2004 in avanti, e non è per partito preso, ma questa Unity non mi dispiace per niente. Sarà che, avendo anche uno smartphone Android, sono già un po' abituato a questi meccanismi di icone un po' belle grassottelle, grandi, touchscreen, market, quindi mi ritrovo con l'Ubuntu Software Center, eccetera, eccetera, eccetera. Che quindi questa filosofia di portare l'interfaccia ad avere una certa uniformità fra i vari dispositivi, a me è già in parte familiare, avendo appunto un telefono Android e Ubuntu adesso con Unity, probabilmente mi sono già anche un po' trovato in certi meccanismi di utilizzo, ma appunto ripeto, io darei una nota positiva, anche tenendo conto del fatto che sono passati 6 mesi o poco più di sviluppo vero e proprio. Questo è molto importante perché un software di questo tipo, un'interfaccia così complessa, perché sono tutte parti di software complesse, queste interfacce devono tener conto di differenti combinazioni che possono creare bug all'infinito. Ecco, il lavoro che è stato fatto, secondo me, finora, comunque, piaccia o non piaccia, questione di gusti, questo non si può discutere, ma è un lavoro, secondo me, eccellente, ottimo. La fine di aprile non manca molto,
quindi sicuramente qualche bug in più verrà corretto e come tutte le versioni intermedie di Ubuntu, e per intermedie intendo fra una versione a lungo supporto e l'altra, sono sempre state dichiarate delle versioni più sperimentali, più spinte, magari meno stabili. E in più questa volta, oltre ad essere una versione intermedia, ha anche una rivoluzione a livello di interfaccia grafica. Quindi io spero che comunque alla fin fine sarà un prodotto sufficientemente stabile, stabile a sufficienza per soddisfare utenti, malgrado tutto, vecchi e nuovi, e quindi aspetto con impazienza la versione finale. Ho già avuto modo di dire in altri tutorial che io comunque non cambierò la mia installazione principale finché non uscirà la prossima versione di Ubuntu a lungo supporto. Quindi mi limiterò ad usare questa nuova Unity nella VirtualBox giusto per tenermi aggiornato, allineato e anche allenato alla nuova interfaccia che incontrerò sicuramente nell'aprile del 2012. Ringrazio tutti per avermi seguito, se ce l'avete fatta così a lungo, naturalmente, se non siete disperati prima. Grazie e alla prossima.